La benedizione dei palli per i nuovi 25 arcivescovi metropoliti, simbolo di comunione ma anche segno del buon pastore, e le vite aperte degli apostoli che fondarono la Chiesa di Roma, Pietro e Paolo, colonne e luci dei cristiani di Oriente e Occidente, come li ha definiti Papa Francesco all'Angelus dopo la messa, celebrata nella Basilica Vaticana per la solennità dei due patroni di Roma. Nell'omelia il pontefice si è soffermato in particolare sul binomio chiusura-apertura, ma anche sulle chiavi di Pietro, consegnate da Gesù per spalancare il regno dei cieli e non per chiuderlo, come facevano alcuni farisei ipocriti. Pietro in carcere, la comunità nascosta per timore delle persecuzioni, la casa di Maria chiusa anche all'apostolo che va a bussare. Ma è da quelle mura, evidenziato Papa Bergoglio, che si leva la preghiera, unica strada per spezzare le catene della paura, unica forza per far cadere le barriere. La preghiera come umile affidamento a Dio e alla sua santa volontà è sempre la via di uscita delle nostre chiusure personali e comunitarie. È la grande via di uscita delle chiusure. Una liberazione nel caso di Paolo, investito dal Signore del compito di evangelizzare il mondo. La sua, sottolineato Papa Francesco, è un'apertura verso la vita eterna, una vita tutta in uscita grazie al Vangelo, tutta proiettata in avanti, prima per portare Cristo a quanti non lo conoscono e poi per buttarsi nelle sue braccia. Per Pietro l'incontro con Gesù è uno sbocciare. La grazia della fede, ha soggiunto il Papa, lo porterà a uscire da se stesso, dalle sue sicurezze umane, dal carcere del suo io orgoglioso e pauroso, ma decisiva è la preghiera del Signore e lo sguardo compassionevole dinanzi al tradimento. Attenzione anche alle chiusure della comunità, come quella radunata a casa di Maria, che bloccata dalla paura rischia di non accogliere Pietro. Ma la paura ci fa fermi, ci ferma sempre, ci chiude alle sorprese di Dio. Questo particolare ci parla della tentazione che sempre esiste per la Chiesa, quella di chiudersi in se stessa di fronte ai pericoli. Ma anche qui c'è lo spiraglio, ma anche qui c'è lo spiraglio attraverso cui può passare l'azione di Dio. Dice Luca che in quella casa molti erano riuniti e pregavano. La preghiera permette alla grazia di aprire una via di uscita, dalla chiusura all'apertura, dalla paura al coraggio, dalla tristezza alla gioia e possiamo aggiungere dalla divisione all'unità. Un augurio per un cammino da fare insieme, guidati dalla presenza di Pietro e Paolo e condiviso con la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli che, come ogni anno, ha partecipato alla celebrazione dei due apostoli della cristianità.